Renata Tosi, quindi nuovo sindaco di Riccione, sindaco donna, un momento storico. Sì, lo volevamo, finalmente è nata femmina e quindi da domani Riccione avrà un sindaco donna, ma più che altro avrà nuovamente una città che si è presa il proprio comune, perché io sono solo la rappresentatività di questa bellissima energia. Io rappresento una città che ha voglia, ma molta, molta voglia di cambiare. Infatti il ribaltone lo dimostra, insomma, è stato veramente, si può definire così. Pare completamente numeri nuovi rispetto al 25 di maggio. Volevamo trasmettere un messaggio che era quello dell'energia, del crederci che a Riccione si può fare di meglio, si può fare diversamente. Ci abbiamo creduto noi e Riccione ci è venuta dietro. Avete avuto secondo lei i voti del Movimento 5 Stelle? Ma io credo di sì, abbiamo avuto i voti dei riccionesi e non voglio più dividerli in maniera così settaria. I miei cittadini saranno tutti uguali e da me e con me parteciperanno tutti all'amministrazione della città. E allora da domani, nei primi 100 giorni, questo comunque è il criterio, che cosa si farà da subito? Prima di tutto grande trasparenza, grande partecipazione, grande condivisione di tutto ciò che è comune, perché non è mio, è della città di Riccione. Poi logicamente le grandi cose che avevamo già promesso, e quindi il TRC e vuoi le altre possibilità e opportunità che ci siamo, che dobbiamo regalarci a Riccione. A chi deve dire grazie? A mio marito, niente altro.